Beveren fuori subito al primo turno, il Servette ha passato, si è qualificato per il turno successivo. Dopo aver vinto in casa, il Servette di Ginevra è riuscito a ottenere un 1-1 sul terreno del Beveren, che è in maglia gialla e che riesce ad andare in vantaggio al 20° per un fallo, ecco, stiamo seguendo appunto l'azione, un fallo che l'arbitro White, inglese, ritiene passibile della massima punizione. Sarà il cannoniere tedesco Erwin Albert a realizzare il gol che batterà il portiere del Servette. Ecco Albert che colloca il pallone sul dischetto mentre si scambiano consigli un giocatore del Servette e il portiere, ma ci sarà poco da fare. Albert, tedesco, che milita nel Beveren, avversario l'anno scorso in Coppa delle Coppe dell'Inter. Albert, dicevo, riuscirà a trasformare il rigore portando al 20° del primo tempo in vantaggio il Beveren, che sembra dover iniziare in questo modo una sua rincorsa verso la possibile qualificazione, cosa che invece non avverrà, in quanto al 39° sempre del primo tempo Barberis, il ticinese italiano di nascita ma ormai di nazionalità svizzera, tant'è vero che gioca nella nazionale elvetica, riuscirà a ottenere il pareggio. Rivediamo intanto il bel tiro di Albert, molto angolato, che il portiere intuisce ma non riesce assolutamente a controllare. 1-0 a questo punto, verrà il pareggio con un gol di Barberis, un'azione susseguente a calcio d'angolo con un'indecisione piuttosto notevole di Pfaff, il portiere belga, che anche all'andata non era stato poi brillantissimo nonostante le credenziali presentate fin qui. Ecco il colpo di testa di Barberis, bello, intelligente e lo spiovente, ma senz'altro Pfaff si fa pescare fuori posizione e scavalcare dal pallone vincente, che significa il pareggio per il Servette e comunque la qualificazione al turno successivo. E vediamo ancora il gol. Over het hoofd van Pfaff.